Eccomi tornata finalmente con una morning routine versione estiva. La prima cosa che mi piace fare appena sveglia è prendermi 5-10 minuti prima di alzarmi sul serio. Da ormai qualche settimana sto utilizzando un cuscino particolare che mi fa dormire meglio e va a ridurre la comparsa di rughe causate dal sonno e dei segni d'esempio del cuscino. Infatti molto spesso mi capita di svegliarmi e avere i segni sul viso causati proprio dal cuscino che viene schiacciato sul viso. Io non conoscevo questa tipologia di cuscino, ma quando l'ho scoperta è stata per me una svolta, perché ho notato che dormo molto meglio. La mattina mi sveglio e non ho dolori al collo, non ho segni sul viso, cosa che mi capitava molto spesso. Questo cuscino è di Sleep & Go, ve lo lascio in descrizione. È realizzato in memory con materie prime europee certificate di qualità. È dotato anche di una federa, in quanto il cuscino è molto particolare, e inoltre sotto c'è un cuscinetto che dà la possibilità di alzare il cuscino stesso, cosa che utilizzo io perché preferisco dormire su un cuscino abbastanza alto. Ha una durata di 5 anni ed è ideale sia per dormire di lato ma anche sulla schiena. Al centro del cuscino c'è, come vedete, una rientranza studiata apposta per prolungare il sonno a pancia in su, che è il migliore per la cura della pelle, in quanto il viso non si appoggia costantemente al cuscino. Come vedete, il cuscino non è completamente dritto, ma ha delle rientranze sia al centro che sui lati. Questo perché serve per ridurre il contatto tra il viso e il cuscino. Infatti, se volete dormire di lato, il viso deve essere appoggiato nella parte più esterna, in questo modo la pelle non andrà a contatto con il cuscino. La qualità si sente, io ho notato una grandissima differenza rispetto ai cuscini che utilizzavo prima. Mi sveglio più riposata, non sento dolori al collo che a volte invece mi capitava di avvertire. Secondo me è davvero super promosso. Una volta poi alzata, vado in bagno e sono pronta per iniziare la mia beauty routine. In realtà, la prima cosa che faccio prima di fare colazione è semplicemente lavarmi il viso e utilizzo Coco Fresh, che è decisamente la mia mousse, il mio detergente preferito da utilizzare per pulire il viso in profondità. In realtà questo lo utilizzo anche la sera dopo essermi struccata. Una volta lavato il viso, vado in cucina perché sono pronta per preparare la colazione. Prima di preparare la colazione, in realtà ho dato una pulita al lavandino, cosa che non avevo fatto la sera prima dopo la cena. Poi preparo la colazione, in questo caso ho preparato uno smoothie con fragola e banana, uno smoothie già pronto con cui mi sto trovando bene, perché ultimamente preferisco una colazione fresca e non più la classica, il classico cappuccino. Essendo facendo tanto caldo, prediligo la frutta fresca, uno smoothie, insomma qualcosa di fresco che bevo decisamente più volentieri. Colazione pronta, mi metto comoda in sala da pranzo. Ho preso anche questi biscotti che sono buonissimi, con gocce di cioccolato, non avendo più la frutta fresca in casa perché l'avevo finita. Infatti poi nel pomeriggio sono anche andata a fare la spesa. Mentre faccio colazione mi capita di guardare un po' Instagram, di rispondere a qualche vostro messaggio, di controllare le mail, insomma mi dedico una decina di minuti a quello, e normalmente faccio colazione da sola la mattina perché Stacy si sveglia prima di me e lui ha già iniziato a lavorare, quindi io la colazione la faccio da sola un poco più tardi. Poi torno in bagno e continuo la mia skincare, che in realtà è molto veloce perché utilizzo semplicemente una crema contorno occhi leggermente illuminante e poi la crema idratante, niente di più. A volte faccio la maschera, però dipende. Questa mattina non avevo voglia, quindi una skincare velocissima come avete visto. Però ad esempio per me è fondamentale utilizzare una crema idratante anche in estate per non avere la pelle troppo secca, specialmente dopo l'esposizione al sole. E poi vado a truccarmi. Di solito ultimamente non so perché, ma sono comoda a truccarmi in sala da pranzo, anche perché lo studio occupato da Ste ormai è diventato ufficialmente la sua zona di lavoro. Faccio sempre un trucco molto veloce, leggero in estate. Utilizzo una leggera BB cream, un po' di bronzer, blushing stick, questo di Pixi, illuminante, che tra l'altro mi piace molto perché è un blush in crema, resta anche leggermente luminoso sul viso. Ritocco le sopracciglia con un prodotto di Benefit e dopo un leggero eyeliner, una sottile riga di eyeliner e tanto mascara. Trucco
fatto, sono pronta per andare a cambiarmi, anche perché questa mattina dovevo assolutamente andare in posta a fare due o tre commissioni, quindi mi sono preparata e sono uscita. Questo è il look che ho deciso di indossare, questa bellissima tutina che io amo e sto utilizzando tantissimo, presa da poco da Stradivarius, quindi se vi piace, secondo me la potete trovare ancora. Preparo le cose che mi servono, vado in macchina e corro alle poste. Una volta completate tutte le mie commissioni, sono tornata a casa e indovinate cosa ho trovato? Ovviamente un sasso, perché Gioia, sapete, è un amante dei sassi. Quindi la prima cosa che ho fatto appena arrivata a casa è stato lanciarle un sasso. Poi sono entrata e vi ho salutato su Instagram perché di solito le storie le inizio sempre a metà mattinata, non subito appena mi sveglio, ho bisogno diciamo di carburare. Saluto ovviamente anche Mocha, che invece lei preferisce stare in casa a differenza di Gioia, che ama molto di più stare in giardino. E come vi dicevo, eccomi qui, vi sto salutando nelle Instagram stories, fatto qualche stories, poi vado a rifare il letto perché sono uscita con il letto disfatto, ma perché sapevo di dover cambiare la biancheria, quindi ho fatto questa cosa, anche se normalmente non mi piace uscire di casa con il letto no, non fatto, perché mi sembra di non aver completato, di aver lasciato qualcosa in disordine. Visto che dovevo cambiare le lenzuola, ho passato anche velocemente l'aspirapolvere sui bordi del letto e sul coprimaterasso. E questa mattina ho deciso di mettere questo set di IKEA che mi piace tantissimo. Questo l'ho preso l'estate scorsa e la cosa che più mi piace, oltre al colore perché è bello fresco ed estivo, è il fatto che non ha bisogno di essere stirato perché non si stropiccia, quindi comodissimo, in estate lo utilizzo davvero tanto. Passo velocemente l'aspirapolvere in camera e nelle varie stanze, corridoio, bagno, eccetera. Una volta finito di dare una passata veloce all'aspirapolvere, sono andata al computer a sistemare due o tre cosine e rispondere a qualche email. E dopo un'oretta al computer ho preparato uno spuntino prima di pranzo, perché dovete sapere che ultimamente mangiamo molto tardi a pranzo, anche verso le 2, perché stai molto impegnato con il lavoro. Oggi aveva una riunione di lavoro abbastanza lunga, quindi intanto che aspettavo l'ora di pranzo ho mangiato un po' di anguria all'aperto con le cagnoline. Io spero che il video vi sia piaciuto, fatemelo sapere in casa con un pollicino in su. Un bacione, al prossimo video, ciao!